qualcosa sul circo romano, e anche questo secondo terzo secolo era il posto dove il re cacciava i soldi, l'imperatore aveva un passaggio da dove adesso vedremo il palazzo imperiale, andava direttamente nel circo e c'erano i giochi con le bighe. Fino al VI secolo sono stati fatti i giochi qua, perché a differenza dell'anfiteatro non erano cruenti. E nel VI secolo il figlio della regina Teodolinda è stato ancora incoronato, quindi nonostante con i Longobardi avessero spostato la capitale a Monza, comunque l'hanno incoronato qui, quindi c'era ancora un po'. Questo è stato distrutto, il circo, o dal Barbarossa o dai milanesi, per paura che se ne impossessasse durante l'assalto del Barbarossa. 1173. Sì. Sostanzialmente la cosa importante da dire è circhi ce ne erano nel nord Italia due, uno qua e uno ad Aquileia. Questo fa capire che il fatto che fosse Aquileia, Carmine, Grado, quindi questa via circo, perché ricalca un po' il tracciato del circo con il suo, come dicevo prima, le vie milanesi spesso hanno un significato nascosto, come la via Arena, che guarda caso è vicino all'anfiteatro. C'erano un paio di chiese che avevano il circo nel proprio nome, che guarda caso ricordavano un po' sono cadute nell'Ottocento, nel primo del Novecento sono crollate, quindi non ci sono più. La data di distruzione del circo da parte del Barbarossa non è il 1173 ma il 1162, dal parte del Barbarossa o dei milanesi. C'è anche chi dice, ripeto, che sono stati i milanesi che l'hanno distrutto per evitare che lui se ne impossessasse.